Amore, hai sentito che questa settimana è iniziata la L'ho scuola? sentita, ho visto che adesso c'è una confusione incredibile verso le 13, le 13:30, non si può camminare perché le persone mettono macchine in doppia fila che devono prendere i propri figli. Perché quando eri piccolo tu com'era? Tornavamo a piedi. Se vi rapivano. Amore, da bambini noi facevamo le E rapine. vabbè, al nostro figlio lo andremo a prendere noi. Quale? Al nostro figlio. Amore, o non lo vedo, o ti droghi. Il nostro futuro figlio. O figlia. Figlio, io lo voglio maschietto. Come vuoi tu. Ma secondo te come sarà a scuola? Assettato. Secondo me intelligente ed educato. Come papà. Sì, vabbè, se prende da te, neanche supera la scuola materna. Ma veramente sono diplomato. In cosa? Tecnico della gestione Che aziendale. significa? Dimmi che ne saci. Ecco, noi lo iscriveremo al liceo Ma classico. lui chi? Chi che manco c'è il feto di suo Ma piccerillo? dai, ma perché non fantastichi insieme a me? Gesù mio onnipotente, fammi diventare impotente. Lo so che è eccessivo, ma stai tranquillo, te lo scrivo e te lo sottoscrivo. Università? Tu hai problemi. Dai, ma perché non giochi insieme Giurisprudenza. a me? Ma non è la faccia di uno che fa giurisprudenza. Ma non ha proprio la faccia. Io lo vedrei più in medicina. Accusate il recovero. Mi raccomando, quando ci saranno le riunioni, tu farai il genitore cattivo e io farò il genitore buono. Io mi sei a casa. No, tu vieni. Va bene, ci vado. Certo, solo perché ci saranno le maestre Ma buone. se quando ero piccolo io la più buona aveva 87 anni? Ora i tempi sono cambiati, puoi trovare anche le trentenni. Ah, che siamo Ma se contenti. ti dicesse tuo figlio si applica ma non si Ma impegna? chi me lo deve chi? Chi me lo dice? Io non lo so come la prenderei, anche perché spero che il nostro figlio sia uno di quelli studiosi. E mi raccomando, fin da subito facciamogli fare un corso di inglese, che le lingue sono importantissime, no? Come te. Mi parlo a poliglotta. Tu neanche sai l'italiano. Mi faccio capire. Scusa, non ho capito, puoi ripetere? Divertente. Casomai facciamo due gemelli, così possono studiare insieme. Aiutatemi. Ma perché non ho capito, vuoi farlo studiare da solo? Ma chi devo fare? Chi? Chi? Io già me li immagino. Uno sarà bravo in inglese e l'altro in latino. E fanno un latinoamericano. Uno poi diventerà interprete dell'ambasciata e l'altro direttore dell'Inps. Io già ci mettessi la firma pur reddito. Tutta questione di geni. I tuoi? Con i miei? Sì, Non ho credici. Ma di capito. fare un figlio, laureati. E che? Poi sei già vaghio. No, ma almeno il tuo esame migliora in intelligenza e cultura. Intanto sono una persona intelligente, perché soprattutto per essere qui ho battuto tutti gli altri usando la velocità. Il problema è che in tutto sei veloce. Questione di gene. Sarà da padre in E figlio. allora mi sa che deve cambiare il padre di sto Ma bambino. dove lo trovi uno meglio di me? Trovato! Come trovato? Senti, non mi sta piacendo questo babbio, va bene? Eh? E alla riunione dei genitori ci andiamo insieme, io e tu. E se non studia il bambino, gli levo la PlayStation 12. Quella 12, dove? Scusa!